Buongiorno a tutti, io sono Francesca Vipiana del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino. La Notte Europea dei Ricercatori rappresenta per il Politecnico di Torino un'occasione molto importante per poter incontrare i cittadini e diffondere la cultura scientifica, descrivendo in modo informale e anche divertente come la scienza e la tecnologia siano presenti e ci influenzino nella vita di tutti i giorni. In questa edizione della Notte dei Ricercatori i nostri stand saranno presenti presso il cortile del Rettorato dell'Università di Torino in Via Verdi, dove alcuni nostri giovani ricercatori coinvolti nei progetti europei Mary Slodowsky-Curie racconteranno ai visitatori i risultati delle loro attività di ricerca e la scienza che si nasconde dietro al loro lavoro. Ci sarà uno stand dove potrete scoprire un sistema innovativo e non invasivo per il monitoraggio dell'ictus cerebrale e questa attività è stata svolta all'interno del progetto Marie Curie Emerald che coordino. In un altro stand potrete trovare materiali innovativi che sono stati realizzati all'interno del progetto COACH coordinato da Milena Salvo del Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia. E inoltre ci saranno esperimenti di meccanica delle vibrazioni che sono alla base del progetto Expertise che è coordinato da Stefano Zucca del Dipartimento di Meccanica Aerospaziale e infine il professor Luca Bruno e il suo team del Dipartimento di Architettura e Design vi descriveranno un approccio innovativo per proteggere le ferrovie dalla sabbia in ambienti desertici e questa attività è all'interno del progetto SMART. Quindi vi aspettiamo ai nostri stand presso il Rettorato dell'Università di Torino. Grazie.